Noi è da tempo che chiediamo la modifica del DCA 118 del 2017, che prevede la modifica dei requisiti minimi essenziali di accreditamento delle strutture private del socio assistenziale, perché prevedono tutta una serie di riduzioni di personale che noi assolutamente non condividiamo. In vista di questa modifica del 118, noi abbiamo avuto sentore di modifiche dell'orario di lavoro e quindi di riduzione dell'orario di lavoro richiesto da alcuni lavoratori e la possibilità di dichiarazione di esubero. E quindi noi assolutamente non accettiamo. Siccome il 13 di febbraio siamo stati ricevuti dall'onorevole Pacenza e dal direttore Zito del Dipartimento della Salute, avevamo avuto garanzie non solo di una convocazione di un tavolo con le organizzazioni, con le nostre strutture regionali, ma avremmo avuto un'interlocuzione sui decreti correttivi, cosa che non c'è stata. Per cui a questo punto lo sciopero diventa inevitabile se non riceveremo una convocazione per tempo. La nostra posizione è molto chiara. Noi pensiamo che la Regione Calabria, nella fattispecie della sanità privata, debba esercitare un ruolo di sorveglianza e di gestione insieme con la struttura commissariale. Noi purtroppo ci troviamo nella situazione in cui, se chiediamo l'interlocuzione al commissario, ci risponde che dobbiamo rivolgerci alla Regione. Viceversa, se lo chiediamo alla Regione, dice che loro hanno le mani legate per via della presenza del commissario. Sta di fatto che però molti di questi decreti che sono stati emanati dalla Regione, dalla struttura commissariale, sono stati emanati in condivisione con il Dipartimento della Salute. Quindi delle due l'una. A questo modo di operare noi assolutamente diciamo di no e vogliamo assolutamente delle interlocuzioni vere e serie. Aggiungiamo di più che un altro problema che noi abbiamo sollevato, sul quale noi ci aspettiamo delle risposte, è la questione dei contratti collettivi. Noi abbiamo chiesto un intervento da parte della Regione Calabria per verificare che le strutture nel territorio regionale applichino i contratti collettivi nazionali sottoscritti da organizzazioni maggiormente comparativamente rappresentative, perché alcune strutture nel territorio della Regione non fa questo. Noi ne abbiamo avuto contezza e in alcuni casi abbiamo chiesto anche l'intervento dei servizi ispettivi di INPS e degli ispettorati territoriali del lavoro. Aspettiamo delle risposte, ma ci aspettiamo soprattutto che la Regione dia delle risposte e che faccia quello che noi gli abbiamo chiesto. Di questo DCA ci preoccupa soprattutto la riduzione di personale e la riduzione del personale e la diminuzione delle ore lavorative da parte dei lavoratori. La nostra proposta è sederci a un tavolo e modificare il DCA. E la Regione Calabria deve fare anche la sua parte insieme al commissario Scura. Alla base di questa mozione, velocemente, ci sono tre cose fondamentali. Primo, un settore non di poca importanza in Calabria, un terzo settore dove praticamente i lavoratori sono ancora a lavorare senza un contratto vero, ma con dei contratti privati, e un settore dove praticamente le case di cura private minacciano, dopo il DCA 118, di ridurre il personale o di licenziare addirittura il personale. Di fatto questo sta avvenendo in alcune strutture, in altre strutture c'è la controparte della riduzione del lavoro. Il terzo settore è un settore che in Calabria non può rimanere così orfano e il Dipartimento della Salute deve per forza intervenire con un'azione forte, ridivellare quello che è la disponibilità economica e far sì che questi lavoratori abbiano una tranquillità, perché ci sono alcune case di cura private che da 5 mesi non percepiscono il salario. E quindi l'agitazione, e pur sapendo che uno sciopero in queste situazioni diventa pesante, però è l'unica strada che ci è rimasta, vista i richiami non ascoltati da nessuno, affinché queste persone vengano rivalutate e poste nelle condizioni di avere una sicurezza sul lavoro.